Salve, buongiorno a tutti. Sono Gianluca Tedesco, sono Hospitality Manager di Viña Maggio e in passato ho diretto una DMC e varie attività che mi hanno portato a essere, diciamo, sia dal punto da avere una visione sia della parte alberghiera sia della parte tour operating, quindi creazione di esperienze, divulgazione e commercializzazione di esperienze. Oggi parleremo prettamente o quasi prettamente della parte che seguo di più quotidianamente, che è appunto la parte alberghiera, e quindi direi che parto con le slide. Ok. Vediamo se ci sono. Sì, credo di sì. Ok. Quindi partiamo, ringrazio sicuramente Toscana Promozione per questa serie di webinar che sono molto interessanti e che ho seguito anche personalmente, credo che anche voi li abbiate seguiti con particolare interesse. E in un momento in cui, diciamo, tutto il nostro mondo è stato, tutto il nostro mondo del business, oltre a quello personale, è stato abbastanza stravolto, è importante, diciamo, essere uniti e in questo caso anche trovare delle soluzioni. E non delle cure, ma delle soluzioni che possono essere interessanti, perché in ogni momento di crisi credo che poi sia anche un momento di svolta dal punto di vista delle aziende, in cui possano fare un'analisi di se stessi, del loro business e trarne anche degli obiettivi futuri migliori, se comunque diversi o comunque migliori di quelli che c'erano. Partirei, ecco, da una parte tecnica, quindi dalla struttura di un'azienda turistica. Credo che tutti noi, nelle nostre strutture ricettive, abbiamo o dovremmo avere una idea di budget. Un'idea di budget aziendale perché l'albergo è un'azienda turistica che forse in Italia a volte è stata considerata poco dal punto di vista industriale, ma che invece dovrebbe essere considerata così. E quindi, ecco, il budget è quello che ci dà poi durante l'anno, prima dell'anno e anche dopo l'anno, la temperatura della nostra azienda, il polso del nostro giro d'affari. Quindi, ovviamente, se noi a ottobre, tutte quante le strutture alberghiere, a novembre, a dicembre, nel periodo in cui si fanno i budget dell'anno futuro, abbiamo fatto delle previsioni in base al nostro storico, in base alla distribuzione dei nostri canali di vendita, ai mercati, a tutto quello che era, diciamo, il nostro scibile, la nostra conoscenza degli anni pregressi. Bene, ovviamente da metà febbraio è stato tutto abbastanza rivoluzionato. Rivoluzionato, quindi la prima azione da fare, secondo me, è quella di un reset completo di tutto il budget, del capire effettivamente quali sono i nostri mercati, i nostri canali di vendita, rimodularli. Quest'anno, soprattutto per la Toscana, noi abbiamo uno zoccolo duro di clienti stranieri che verrà a mancare o comunque sarà da noi nel finire della stagione, presumibilmente con ottimismo verso settembre, e altri mercati che mancheranno completamente. Quindi questo che vuol dire? Questo vuol dire analizziamo che cosa è oltre allo straniero il nostro mercato, la nostra capacità di vendita. A chi può interessare, come poter rendere interessante il nostro prodotto alberghiero piuttosto che il nostro prodotto territoriale, e a quel punto facciamo delle strategie e comunichiamo nel modo giusto al nostro acquirente. Quindi rimoduliamo i ricavi presunti ai canali di vendita, poi vedremo il come e il motivo di questo, ridistribuiamo le attività perché teniamo conto che anche nel momento in cui, quando andiamo a riaprire, il concetto che dobbiamo ben avere inteso, ben avere in mente noi e tutta la presentazione è il concetto di spazio. Il concetto di distanziamento sociale diventa un concetto di spazio nei luoghi di ricettività. Quindi, se tutto quello che prima erano attività aggregative di ristorazione, piuttosto che partendo anche dalla colazione, partendo da tutto quello che sono gli spazi comuni della struttura alberghiera, deve essere ovviamente rivisto in funzione della distanza sociale che avremo almeno per il primo periodo di questa stagione. Come
come abbiamo sentito dal nostro governo, che ecco, per un po' in questa fase 2, ma anche forse nella fase 3, avremo il concetto di distanza sociale, che però comunque anche nel momento in cui saremo liberi dalla costrizione governativa, dalle idee, dalla costruzione sanitaria perché governativa, avremo comunque ormai in mente un vincolo che ci, almeno per il primo tempo, ci distanzierà l'uno dall'altro. E quindi teniamone conto, dobbiamo redistribuire le attività all'interno della nostra struttura, all'esterno della nostra struttura, in modo tale da dare un concetto, una capacità al cliente di sentirsi sicuro. E questo è fondamentale, perché lo vedremo anche poi dopo nel come comunicare i prodotti, essere sullo stesso livello di ansia, ma anche di sicurezza del nostro cliente, ci aiuta poi a vendere, perché altrimenti ci troveremo in difficoltà. Rimodulazione dei costi per una sostenibilità dell'anno, ovviamente, perché se noi avevamo dei servizi, se noi avevamo una presunzione di ricavo che adesso è da variare, dovremmo cambiare anche la sostenibilità e quindi i costi interni. Quindi conosciamo i nostri clienti e dobbiamo conoscerli, conoscere la provenienza, che ovviamente quest'anno sarà una provenienza italiana per la maggior parte, bisogna rivedere tutto quasi, e dobbiamo riscoprire che un cliente che storicamente era già nostro, storicamente faceva già parte dei nostri piani di marketing in precedenza, ma che ovviamente con il turismo di massa, con il turismo sempre più facile, con le destinazioni sempre più raggiungibili tramite i vari mezzi di trasporto, abbiamo forse un diverso. Quindi noi italiani siamo più propensi all'andare, eravamo più propensi all'andare verso l'estero, e noi in Italia ad accogliere turisti che appunto venivano e riempivano le nostre strutture dall'Europa, dall'America o da tutto il resto dei continenti. Quindi diciamo che torniamo un po' indietro, torniamo un po' a quello che eravamo, a riscoprire la semplicità degli anni 60. Io ho scritto la semplicità degli anni 60 diventa innovazione del 2020. Perché? Perché immaginiamoci un turista in auto, immaginiamoci un turista che vuole qualcosa di diverso. Qui c'è un'immagine di persone che mangiano in acqua piuttosto che di un picnic. Sono immagini semplici, ma ricordiamoci che il nostro turista, il nostro ospite del 2020 siamo fondamentalmente noi stessi. Quindi cosa ci piace? Come viaggiamo? Come ci piace svolgere il nostro viaggio? Da cosa siamo incuriositi? Quale potrebbe essere un'attività che a noi piace svolgere all'estero e come la possiamo offrire noi a questo punto quest'anno ai nostri ospiti? Quindi diciamo che dobbiamo fare, c'è una fase di transizione. Una transizione da prima del Covid, in cui magari studiavamo quello che era la propensione di spesa del cliente straniero, il tipo di prodotto acquistato da un cliente americano piuttosto che da un cliente inglese, a una fase, un 2020 invece post-Covid, che è appunto un 2020 in cui dobbiamo studiare la propensione di spesa degli italiani. Su questo possiamo utilizzare tanti strumenti di statistica dal Centro Studi Turistico di Firenze, tanti altri strumenti di statistica che c'è nella regione, ma che comunque possiamo chiedere anche alle associazioni di categoria. Quindi studiamo un po' quello che è un cliente che abbiamo forse perso negli anni, capiamo come avvicinarci a lui, e forse troveremo una chiave di volta che ci potrà essere utile anche in futuro. Io prima avevo scritto, non l'ho detto, anche rivediamo, oltre al budget annuale, rivediamo anche un piano triennale. Un piano triennale perché? Perché forse non siamo tutti abituati a farne uno, ma in questo caso, se un'azienda alberghiera fa un piano triennale, come giusto che sia, allora dal 2020 magari si può ripartire a fare un piano triennale con una idea di, come dicevo, industria alberghiera, in cui si usa il 2020 per avere un nuovo sviluppo, una nuova vita, una nuova linfa vitale che può essere anche esperienza per i prossimi anni. E non perché questa pandemia duri, ma semplicemente perché magari abbiamo semplicemente abbandonato il turista italiano perché era più facile quello straniero. Un po' si conquista più facilmente, e poi vedremo anche perché, ma si conquista più facilmente perché la Toscana, così come il resto dell'Italia,
ha una bellezza unica al mondo e quindi diciamo che vince con mezzi impari. Allora forse ci siamo un po' adagiati su questo, ma in questo 2020, visto che il gioco forte dobbiamo cambiare, allora strutturiamo la nostra azienda per un post-Covid che sia anche in funzione degli anni a seguire. Quindi il cliente italiano è un cliente, faccio due esempi in questa presentazione, un cliente di famiglie, quindi famiglie italiane. Qui ho messo una slide, per esempio, delle Terme di Chianciano. Una slide perché? Perché Chianciano ha fatto una evoluzione, ha selezionato tra i loro mercati, già anni fa, hanno selezionato tra i loro mercati quello delle famiglie italiane. Quindi, diciamo, hanno creato un prodotto, e così come dobbiamo fare un prodotto, creato un prodotto basato su questo tipo di mercato. Questo tipo di mercato che quindi ha bisogno di un sostegno di alcune strutture strutturali, tipo, che ne so, un parcheggio per le auto, per il turista che viene in auto, oppure di strutture di un'organizzazione territoriale che possa coinvolgerlo e fargli godere la sua vacanza, perché ovviamente partiamo dal punto di vista che siamo rimasti in Italia, che abbiamo vissuto due mesi in cui siamo rimasti chiusi in casa, vogliamo sicuramente scoprire e divertirci. Quindi cerchiamo come struttura alberghiera di creare un prodotto che possa fare divertirci. Quindi famiglie, iniziamo a parlare delle famiglie, che è uno dei target che più viaggerà in Italia quest'anno. Chi acquista, cosa acquista e come acquista? Queste sono tre domande facili ai quali tutti quanti rispondiamo quotidianamente, ma forse è il caso che in questo momento ce le scriviamo e ci rispondiamo in modo strategico, in modo oggettivo. E capiamo quindi chi acquista. Sicuramente il mercato famiglia lo acquista il bambino, l'adolescente, il ragazzo. Quindi la leva di acquisto è basata, la leva di marketing e la leva di acquisto è basata sul cliente, su chi va ad usufruire dei servizi che stiamo cercando di vendere. Quindi a quel punto partiamo dal bambino, dalla voglia quindi che ha di rilassarsi, di divertirsi, e quindi strutturiamo un prodotto anche visivamente sul nostro sito internet, ma poi lo vedremo, e che possa essere interessante per lui e possa stimolare l'acquisto da parte dei genitori, perché ovviamente poi chi acquista, chi ha il potere decisionale sul prodotto è il bambino, ma chi finalizza l'acquisto ovviamente è il genitore. E anche il genitore avrà bisogno di attività, di essere motivato all'acquisto di quel prodotto. Quindi anche lui cercherà un prodotto che faccia stare, che faccia divertire, faccia distrarre il proprio figlio in modo tale che possa godersi anche lui una vacanza. Quindi cosa sta acquistando? Cosa acquista? Acquista fondamentalmente, qui ritorna il concetto di spazio, acquista lo spazio. Acquista lo spazio fuori da casa sua, in questo caso, e acquista lo spazio che può essere uno spazio gestibile all'interno di una struttura alberghiera, acquista delle attività che possono essere interne alla struttura o esterne alla struttura, e acquista magari, ecco, l'italiano è molto attento alla ristorazione, al cibo, e quindi acquista ristorazione. Quindi direi che acquista tre cose principali: spazio, attività e ristorazione. Quindi vediamo un po' nel dettaglio. Cosa offriamo a questo target? Cosa offriamo? Offriamo, la prima cosa che verrebbe in mente a tutti è: offriamo sconti. Attenzione, perché se noi dobbiamo creare un prodotto, non dobbiamo basare un prodotto su una idea di pricing, perché altrimenti non stiamo facendo altro che svendere il nostro prodotto. Noi dobbiamo creare un prodotto che possa essere interessante, magari sì, delle tariffe ad hoc per questo tipo di mercato, magari quello sì, magari cercare di aiutare le famiglie a sceglierci, perché gli diamo qualcosa in più, un'agevolazione in più sulla nostra rate, sulla nostra rack rate della camera, sì, ma non limitiamoci a fare un'azione tariffaria, perché altrimenti sarebbe non un'azione commerciale, ma un'azione di riduzione del proprio margine operativo. Poi cosa possiamo immaginarci? Possiamo immaginarci dei menu, quindi ritorniamo alla ristorazione, ma sono regole semplici.
sono regole veramente semplici che tutti di noi abbiamo già in testa, ma che forse è bene ricordarci e mettere appunto su. Quindi cosa offriamo? Offriamo dei menu semplici, offriamo un servizio di babysitting, di animazione, diamo qualcosa in più. In tutti i prodotti commerciali che noi andiamo a sviluppare, dobbiamo cercare non di pensare al nostro vicino di casa che tariffa fa e farla più bassa, ma cercare di differenziare il nostro prodotto con dei plus, con delle leve di acquisto che possano far scegliere noi piuttosto che un altro. Quindi spazi di condivisione ampi, zone di relax, anche trovandole spazi di condivisione ampi, anche trovandole all'interno di delle strutture, magari nell'allocazione delle camere di un albergo a 6 piani in cui abbiamo 100 stanze, magari facciamo in modo, distribuiamo le camere, speriamo tutti di avere il 100%, ma nel caso in cui non avessimo il 100%, distribuiamo le camere su più piani. Quindi non cominciamo a utilizzare, non mettiamo tutte le camere, ma allochiamo tutte le camere al primo piano, allochiamole nei vari piani in modo tale che diamo una vivibilità alla struttura migliore da parte del cliente. Condividiamo quindi gli spazi ampi, zone di relax, cerchiamo di creare delle zone di relax personali, ma anche nelle semplici attrezzature che offriamo a questo mercato. Se offriamo per esempio delle attrezzature, delle biciclette all'interno della nostra struttura, abbiamo pensato ad avere delle biciclette anche a misura per i bambini, perché altrimenti non stiamo offrendo un servizio al cliente famiglia. Offriamo semplicemente un servizio al cliente, ai genitori, ma poi quindi non stiamo approcciando veramente il nostro target. Possiamo per esempio, invece di fare, come viene in mente, invece di fare una tariffa vantaggiosa, magari to cure, quindi semplicemente uno sconto, magari facciamo una tariffa, magari proponiamo un pacchetto, visto che ci sarà sicuramente la voglia di rivedere gli amici, possiamo prevedere un pacchetto in cui porta una famiglia amica tua, viaggiate insieme, e a quel punto proponiamo una scontistica. Ma in questo è un po' come le vecchie promozioni che c'erano, porta un amico, è uguale, perché se noi siamo una famiglia, vogliamo viaggiare in famiglia, vogliamo viaggiare in sicurezza, magari vogliamo anche viaggiare con una famiglia di amici, e quindi siamo già in due, a quel punto l'hotel può immaginare una promozione del genere, che non è una promozione solo numerica, ma è anche solo tariffaria, ma è anche effettivamente numerica, perché prende due. Sono cose semplici che tutti quanti sicuramente già facciamo, però magari ci vengono in mente in questo periodo di crisi e magari è meglio metterle in testa. Il tono di voce. Il tono di voce è importante perché si parla tanto di comunicazione, di tono di voce, di come rivolgersi al cliente. Bene, il tono di voce quest'anno secondo me è fondamentale perché non solo sulla comunicazione nei vari canali, quindi dal social al sito internet, quindi il tono di voce inteso in senso comunicativo, ma anche il tono di voce pratico della conversazione telefonica. Il cliente italiano, secondo me, quest'anno vorrà avere presumibilmente un contatto diretto con la struttura alberghiera per capire come poi verrà gestita la sua vacanza, come verranno gestiti i suoi spazi, quale sicurezza ci sarà per la sua famiglia, come vengono prese le giuste e dovute sicurezze sulla parte pulizia. Siamo diventati tutti un po', diciamo, ossessionati dalla sanità, diciamo, dalla sanificazione degli ambienti. Quindi probabilmente è molto probabile che ci chiamerà il nostro cliente, ci manderà una mail, o ancora meglio, visto che siamo, diciamo, ci siamo anche molto evoluti tecnologicamente in questo periodo, e comunque il maggior strumento di comunicazione ormai è la messaggistica istantanea, rendiamo magari il nostro hotel capaci di messaggiare istantaneamente col nostro cliente, magari un semplice numero WhatsApp in cui il cliente che non ha più voglia di parlare al telefono o che si trova meglio a scrivere un WhatsApp può contattarci anche in quel modo. Quindi il tono di voce che dobbiamo utilizzare è anche questo, è anche il rispondere al telefono e spiegare per bene come è strutturata il nostro hotel, spiegare per bene quali sono tutti i servizi che possiamo offrire, condividere un po' le loro ansie, le ansie di tutti sul post-Covid, ma rassicurarli che avendole condivise noi prima, personalmente, poi sappiamo gestirle. E quindi a quel punto, ecco, è un contatto con un mercato che magari l'americano non ci chiama
o non ci scrive giusto per chiederci quale ristorante gli consigliamo lì per già progettarsi il suo tour intorno. Mentre invece adesso, diciamo, le telefonate e i contatti con i clienti magari quest'anno saranno abbastanza diversi. Come accogliamo i bambini? Accogliamo i bambini, ecco, è importante perché nel momento in cui il cliente, io direi, nel momento in cui il cliente ci chiama, già chiediamo i nomi anche dei bambini, magari diventiamo amici del nostro cliente, così che quando vengono in struttura i bambini li accogliamo come protagonisti. E li dobbiamo conquistare perché poi dopo non dimentichiamoci che se noi pensiamo al nostro piano triennale, vuol dire che questo mercato per noi, questo 2020, è l'inizio di un mercato che non vorremmo perdere alla fine del 2020, che magari ci potrà essere utile. E quindi a quel punto, come facciamo con tutti i nostri clienti? Coccoliamo, gli stiamo vicino e cerchiamo di farli diventare i nostri stessi ambassador. Facciamo lo stesso con le nostre famiglie, quindi accogliamo i clienti in modo giusto, in modo corretto e facciamo subito amicizia con la leva di acquisto, scusatemi se la chiamo così, ma sono bambini, la leva d'acquisto. E quindi in questo caso facciamo diventare protagonisti anche oltre che con l'accoglienza con check-in, anche con se siamo riusciti a sapere il nome del bambino, magari molto carino sarebbe mettere in camera una lettera dedicata al bambino. Ciao Claudio. Con il nome del bambino e diventa divertente, diventa quasi un gioco. È una vacanza che sta diventando una vacanza per loro. Loro diventano i protagonisti. Magari mettiamo una mappa della struttura, diamo la tipografia e facciamo fare una mappa della struttura fatta con i disegni per i bambini. Quindi accogliamoli in un modo che loro possano già essere divertiti da questo. E vedremo poi dopo anche alcuni esempi di come si accoglie, magari di come sono delle camere di Family Hotel, quindi li accogliamo veramente come se fossero protagonisti. Cosa offriamo ai genitori? Per sentirsi a loro agio senza essere a casa. Ecco, il concetto di casa è ovviamente, siamo padroni della nostra casa al 100%, ma ce ne libereremo. Ma sicuramente per noi adesso la nostra casa è diventato un luogo sicuro. Un luogo sicuro, un luogo in cui siamo protetti e quindi a maggior ragione il nostro hotel deve essere un luogo di sicurezza per loro. Quindi cerchiamo però delle attività che possano rendere piacevole la loro vacanza. Quindi abbiamo già detto l'alimentazione, la gestione degli spazi, delle attività familiari, quindi magari inventiamoci un corso di cucina per tutta la famiglia, piuttosto che delle attività manuali per tutta la famiglia, cose semplici, che però gli facciano vivere la struttura in modo speciale. Quale attività intorno a noi? Questo è fondamentale perché ovviamente tutti quanti noi avremo il bisogno e la voglia di muoverci, quindi a questo punto dobbiamo sposarci totalmente con il territorio circostante. Territorio circostante, quindi creiamo anche delle mappe per i bambini, come dicevo prima, piuttosto che documentiamoci su cosa effettivamente può fare il nostro cliente famiglia, il nostro target famiglia intorno a noi. Perché se gli consigliamo un ristorante che prima consigliavamo al turista di coppia americano, adesso ce lo consigliamo a un turista di famiglia italiano, magari non va bene. O magari il ristorante è cambiato anche lui, probabilmente sì. Vediamo qualche esempio, per esempio. Io ho preso alcuni esempi un po' in giro per l'Italia. Questo è l'hotel Biancaneve della Val Gardena e qui è come si fa a vedere dei servizi family all'interno del loro sito, perché noi dobbiamo essere chiari, dobbiamo fare in modo che tutto quello che facciamo sia poi una leva di acquisto. Quindi, qui per esempio c'è una slide, una pagina del sito dedicata, Allegra, in cui però ci sono tante informazioni. C'è un'assistenza baby giornaliera, c'è un'animazione, c'è una colazione, forse cambierà perché il buffet non verrà fatto. C'è un parco giochi, il pranzo, il menu speciale per neonati, noleggio gratuito di passeggini che può essere molto importante. Diciamo che descrive effettivamente quello che poi la famiglia si troverà all'interno della struttura. Quindi tutto quello che facciamo. Poi lo vedremo meglio, impariamo a comunicarlo sul nostro sito internet, che è fondamentale perché è la finestra, come già è chiaro per tutti, è la finestra sul quale poi il cliente va a atterrare e cercare noi stessi. Quindi questo è l'Hotel Biancaneve, ma abbiamo altri esempi. Per esempio questo qui è il Four Seasons di Firenze,
è il Just for Kids, questa è l'accoglienza in camera con dei pazzetti ed è colorato, è carino, è un bel segno. Io mi ricordo che ci sono anche alcune strutture nel mondo che tutto quello che trovi in camera lo puoi anche acquistare, quindi magari si può fare anche upselling del pupazzetto in camera, oppure semplicemente se ha un costo limitato, se si mette un pupazzetto con un costo limitato, lo si può includere nella stanza e nella lettera al bambino gli si scrive il nome del pupazzetto, oppure lo si fa dare a lui il nome del pupazzetto, ma semplicemente scrivendo è un regalo, un ricordo della tua vacanza qui, quindi lui porterà a casa un ricordo della nostra struttura. Family non vuol dire assolutamente solo un mercato, family non è assolutamente un errore che si fa, non è da intendere come un mercato cheap o un mercato noioso, ma sempre il Four Seasons di Firenze ha una bella immagine in cui il prato c'è una sorta di gelati per la famiglia, quindi un ambiente confortevole in cui si possono fare anche delle attività divertenti e quindi perché non farlo vedere? Questo, diciamo, è quello per le famiglie. Passiamo a un altro target fondamentale per quello che sarà quest'anno, gli amici a quattro zampe. È un mercato che è da anni che è in crescita, abbiamo tante riviste che ne parlano, e qui vedete in questa foto c'è un Welcome to You, con dei biscottini a forma di osso, e ovviamente nessuno si vuole, soprattutto quest'anno, nessuno si vorrà poi dividere viaggiando in Italia, quindi nel continente, nel territorio nazionale, nessuno vorrà dividersi dal suo amico a quattro zampe. Quindi facciamo sì che siamo poi pronti a questo tipo di mercato, perché anche qui c'è da farci sempre le stesse domande. Chi acquista, cosa acquista e come acquista. Chi acquista in questo caso è appunto il padrone, vedendo alcuni punti importanti quali lo spazio, anche qui il concetto di spazio, il comfort, il come una struttura realmente si approccia a questo tipo di target, perché adesso, da quando ovviamente tutti quanti sono più vicini al mondo degli amici a quattro zampe, è come se fossimo tanti alberghi fossero diventati pet friend. Ma per essere pet friendly c'è bisogno di qualcosa, cioè non è che ci si sveglia la mattina e semplicemente perché si accettano gli animali in albergo si diventa hotel pet friendly. Ma bisogna dare dei servizi, bisogna dare una pulizia ben curata, non basta semplicemente scrivere o nella mail sì, potete portare il vostro amico, ma che misure ha, che misure non ha, no, se si è pet friendly si aspetta. Quindi a quel punto bisogna essere sul target. E che cosa vuol dire? Quindi, come prima, è come se fosse parte della famiglia, ovviamente è parte della famiglia il nostro animale a quattro zampe. Quindi abbiamo cosa offriamo a questo target per conquistarlo, come accogliamo i nostri piccoli ospiti, uguale, cosa offriamo ai padroni per vivere al meglio questa vacanza e quali attività ci sono intorno a noi per i padroni animali. Quindi, chi acquista l'abbiamo capito che ovviamente in questo caso il cagnolino partecipa limitatamente alla scelta della destinazione, ma partecipa nel momento in cui ecco, noi andiamo a vedere i servizi che offre la struttura. Che cosa gli offriamo? Gli offriamo un'alimentazione, gli offriamo degli spazi per poter vivere la struttura se li abbiamo. Se non li abbiamo, li cerchiamo intorno a noi, quindi quali sono le attività intorno a noi, cerchiamo di capire che cosa gli possiamo offrire, un servizio di dog sitter, perché magari si vuole andare a fare un'esperienza a una cooking class in cui non sono accettati per HACCP o per altre normative i cani, quindi a quel punto l'hotel si deve rendere responsabile di un servizio di dog sitting. Come farlo? Farlo con, io sconsiglio di trovare una dog sitter non referenziata, ma magari andarsi a fare una partnership con una toeletteria lì vicino o con un servizio professionale di dog sitting attraverso il quale i padroni possono fare un'esperienza libera senza stress e i nostri amici possono rilassarsi e divertirsi. Magari vengono, se c'è un parco o comunque delle attività per loro intorno a noi, è bene conoscerle, è bene saperle suggerire e
è bene saperle anche comunicare. Quindi come le comunichiamo? Ecco, per esempio, qui abbiamo il caso di Best Western, che dice hotel pet friendly, e scopre tutti i servizi, tutti gli alberghi che riservano particolari servizi agli animali. Quindi anche in questo caso, come l'abbiamo visto prima sui siti del mercato famiglia, noi dobbiamo vedere anche sul nostro sito i servizi offerti per i nostri animali domestici. Quindi dobbiamo essere leggibili, dobbiamo essere chiari. È come fare un qualsiasi prodotto. Il prodotto deve essere pubblicizzato, il primo canale di pubblicizzazione deve essere il nostro sito. Se noi non siamo chiari nella pubblicizzazione sul nostro sito del prodotto, sarà più difficile. E quindi abbiamo anche un esempio, penso anche un esempio di Poggio ai Santi, che ha una sezione dedicata a pet friendly e è anche un'immagine chic, un'immagine particolarmente bella. Quindi cerchiamo di rendere piacevole e di far capire che noi abbiamo realmente piacere di essere un albergo pet friendly, che non lo facciamo giusto perché vogliamo attirare una fetta di mercato, ma perché semplicemente ci crediamo e facciamo tutto affinché loro stiano bene. Nella fase di check-in possiamo, ricordiamoci ovviamente, questo è scontato, acqua, cibo, ma anche magari già ci prepariamo a segnalargli uno spazio dove si possono sgranchire le zampe dopo un viaggio e quindi siamo pronti a questo tipo di mercato. Non in ogni prodotto, in ogni mercato non improvvisiamoci, perché altrimenti diventa poi complesso. Complesso e ci dà un feedback sbagliato, perché noi ricordiamo che quest'anno costruiamo sempre il nostro piano triennale e quindi costruiamo sempre un'idea di una fetta di mercato che ci conquistiamo, ma che poi ci vogliamo anche perché se no facciamo degli sforzi. Sosterremo dei costi quest'anno per sviluppare questo mercato, a questo punto è bene mantenerlo, quindi fare un feedback positivo dei nostri servizi. Questo per esempio si può fare attraverso una formazione professionale e ovviamente questo è un corso di formazione che per un periodo non si potrà fare perché gli spazi sono limitati, però magari questa è una formazione di un'azienda che conosco e qui c'era un corso di formazione sull'accoglienza, se vedete la bandiera della Cina, sull'accoglienza del cliente cinese. Perché ogni cliente, come sappiamo, può essere accolto in un modo X, diciamo, o può essere accolto con la giusta capacità e il giusto tono di voce e quindi fare in modo che si trovi effettivamente a suo agio. Io direi che a questo punto incominciamo abbiamo fatto quest'idea dei due prodotti, incominciamo a conoscere noi stessi. Questa, vabbè, io ho preso l'esempio della mia struttura, della struttura che dirigo, che è Vignamaggio, e conosciamo noi stessi. Noi abbiamo storicamente un nostro mercato di provenienza, abbiamo dei prodotti che offriamo ai nostri turisti, abbiamo una valle, una cantina, tutto quello che vogliamo avere, dei bonus ma anche dei malus, abbiamo dei pregi, dei difetti come tutti. E quindi non è perché si ha un albergo in valle ha più possibilità o meno possibilità di un albergo piccolo o di un bed and breakfast piccolo in città, no, semplicemente bisogna conoscersi, bisogna capire quali sono i propri punti di forza. Sviluppare su quei punti di forza un mercato italiano. Qui, per esempio, l'Hotel Cristallo che fa un'immagine della bicicletta e della libertà, e quindi provochiamo emozioni e suggeriamo esperienze. Provochiamo emozioni sul nostro sito, comunichiamo molto bene sul nostro sito perché, come vedremo dopo, il cliente italiano, magari anche attraverso altri canali di vendita, non è sempre lo stesso del cliente straniero. Il canale di vendita magari si sposta. Forse si sposterà da una intermediazione delle OTA anche forse a una prenotazione diretta perché ci chiamerà e perché andrà a vedere è più in comfort nel prenotare direttamente una struttura in Italia piuttosto che una struttura all'estero. Quindi magari vedrà il nostro sito su Google, vedrà il nostro nome su Booking, ma poi vedremo dopo, o su un altro portale di prenotazioni, e andrà a visitare il nostro sito. Noi dobbiamo essere in grado sul nostro sito di provocare emozioni, di suggerire esperienze con la bicicletta. Con una, questa per esempio è una scena di 100 Women, ovviamente, ma è svolta all'interno del Pier Hotel di New York. Quindi il nostro albergo, ed è tra l'altro sono sia la precedente sia questa, sono esperienze che sono con l'idea di distanza sociale. Questa qui è a coppia, quella di prima era singola, e questa qui è Vignamaggio, e anche qui, anche nell'enogastronomia, immaginiamo un prodotto che possa essere fattibile
dal punto di vista della distanza sociale. Quindi magari un servizio privato per due persone, un private restaurant, una cena privata, magari costerà anche di più, ma magari le spendono, piuttosto che non potremmo immaginare che ci saranno tanti clienti che vorranno fare una degustazione in 20 persone, perché poi cominceranno a porsi tante domande, allora vorranno magari anche spendere un po' di più, ma avere una loro esperienza privata, essere più tranquilli, e quindi prevediamo questo, provochiamo emozioni, usiamo le immagini ovviamente sul nostro sito per provocare l'acquisto del nostro hotel piuttosto che di un altro. Come dicevo prima, se noi ci basiamo solo sulla mera tariffa e quindi presentiamo sul nostro sito semplicemente le nostre camere, forse quest'anno non basta più, forse non bastava neanche gli anni passati, ma sicuramente quest'anno non basta più. Noi dobbiamo cercare di farci scegliere per farci scegliere dobbiamo essere suggeritori delle vacanze che andranno a fare i nostri ospiti. Ci dobbiamo legare assolutamente con il territorio, come dicevo prima, questo è l'esempio di Bob e Botteghe, di Life Beyond Tourism di Firenze, questo è un prodotto interessante, ma sicuramente tutti i luoghi, tutti i piccoli borghi e le cittadine toscane possono fare questo, perché ovviamente basta uscire dalla propria struttura, conoscere le associazioni di artigianato, conoscere le associazioni che ci sono sul territorio, scoprirle e magari creare con loro dei prodotti. Anche l'artigiano che cuce o che intaglia, magari può venire anche lui da noi, magari possiamo creare un workshop una volta a settimana, magari possiamo fare delle esperienze sia outdoor, quindi sia fuori dal nostro albergo, ossia se abbiamo lo spazio interno possiamo farle anche indoor, possiamo farle all'interno del nostro albergo, quindi dobbiamo gemellarci con il nostro territorio e comunicarlo al cliente. Io parlo sempre di comunicare al cliente sul nostro sito internet, perché ovviamente poi dobbiamo ovviamente vendere, quindi per ora siamo occupati di come fare target, di come fare prodotti, di come strutturare un'offerta adeguata, vediamo un po' come rendersi visibile al mercato italiano. Io credo che fondamentalmente ci siano due canali quest'anno di comunicazione e di vendita. Il primo è quello diretto, quindi come ho detto per tutta questa presentazione, rivedere il proprio sito internet informando il cliente italiano proverà a prenotare direttamente con voi per chiedere informazioni, essere più sicuro degli spazi e iniziare ad avere un rapporto con voi. Quindi dobbiamo effettivamente entrare all'interno con il nostro sito internet nella volontà, nella voglia del cliente di acquistarci. Dal piccolo bed and breakfast all'hotel dobbiamo rendere il cliente già protagonista, il nostro ospite già protagonista della sua esperienza e della sua vacanza. Quindi rivediamolo. È una cosa che magari in passato facevamo poco, alcuni già lo fanno da tempo, però l'essere chiari, comunicativi sul proprio sito internet quest'anno pagherà molto. E abbiamo anche il tempo, visto che purtroppo siamo ancora bloccati, siamo ancora fermi, quindi questo tempo utilizziamolo per fare un riposizionamento, una reinvenzione del nostro sito internet. Essere presente ben descritti sulle vostre schede Google, quindi avere la capacità di immaginare che un cliente italiano vada a cercare hotel lungomare Livorno, e nel Google Map già deve incominciare a comunicare. Google Map già deve incominciare a parlare con il cliente e suscitare il suo acquisto. La nostra finalità è vendere. Quindi noi, assolutamente, queste sono tutte azioni a costo zero, quindi pressoché zero. Quindi dobbiamo iniziare a farlo. Attraverso un altro canale di turismo, un altro canale di vendita per i clienti italiani è sicuramente i siti dedicati a questo segmento di turismo, quindi al segmento famiglia o al segmento quattro zampe, al segmento coppia. Se nella nostra esperienza pregressa abbiamo visto, quando abbiamo conosciuto noi stessi, abbiamo visto che il mercato coppia o il mercato dell'esperienza enogastronomico, il mercato dell'enoturismo ha funzionato, funziona, allora a quel punto avremo dei siti dedicati in questo segmento, nel nostro segmento del turismo, nei quali essere pubblicati. E quindi attacchiamo il nostro cliente attraverso il nostro sito internet, attraverso Google Map, attraverso i siti dedicati, attraverso i blogger,
che, attenzione, non sono solo blogger, influencer che possono avere un costo elevato piuttosto che essere non tutti hanno bisogno di un blogger, ma il blogger può essere anche un blogger pertinenziale della nostra destinazione, del nostro piccolo borgo, che per, diciamo, amore del proprio borgo, scrive. Fa uno storytelling, fa delle storie su di noi. E il social network deve essere chiaro. Anche tutti i canali di social network devono essere chiari, devono comunicare con un cliente italiano, quindi devono tenere a mente il tono di voce del cliente italiano e devono essere quindi tarate su questo tipo di cliente. Un'altra cosa importante sicuramente è le azioni indirette, quindi la collaborazione con le agenzie di viaggi. Noi fino ad ora magari ci siamo rivolti poco, o alcuni di noi si sono rivolti poco alle agenzie italiane, alle agenzie di viaggio italiane, perché avevamo il cliente straniero, perché avevamo le OTA che comunque facevano da padrone e ci vendevano le camere, ma magari quest'anno no. Quest'anno l'agenzia di viaggi, che magari ha sempre fatto incoming, o anche quelle che facevano outgoing, possono riqualificarsi, possono andare a aiutarci a creare un pacchetto, perché noi non possiamo crearlo. Possono andare a aiutarci a creare una offerta di vendita, possono conoscere i gusti dei nostri dei clienti che magari prima andavano all'estero, quindi possono aiutarci a vendere il nostro territorio, la nostra organizzazione turistica e il nostro. Quindi, piuttosto che, come dicevo prima, fare una leva di pricing sulla parte OTA, semplicemente vendendo le quattro mura, no, creiamo un prodotto. Comunichiamo nel modo giusto al cliente e lo comunichiamo attraverso il nostro sito, attraverso azioni dirette, attraverso i social, attraverso tutto quello che sono i canali di vendita. E apriamo anche le porte a, magari io comunicherei anche al cliente italiano attraverso gli stessi italiani, quindi apriamo anche le porte in alcuni casi se creiamo dei workshop con gli artigiani anche ai clienti non residenti nella nostra struttura. In modo tale che poi attraverso un hashtag, piuttosto che attraverso una comunicazione di questi clienti non residenti, possano venire da noi altri clienti. Possiamo sviluppare questo mercato. E, quindi, ecco, diciamo che questo è un po' quello che io ho in mente anche di fare, sicuramente per la struttura che dirigo. E comunque, non so se si sente adesso, e comunque, partendo dal nostro budget, dal nostro piano triennale, capiamo un po' cosa dobbiamo fare. Io direi di aver concluso anche perché, l'audio sta andando e venendo, quindi magari se ci sono delle domande, ecco, sicuramente ci sono i canali di domande di Toscana Promozione, potete contattarmi, potete fare tutte le domande che volete. 45 minuti sono pochi per descrivere cosa fare sul mercato italiano, quindi sono a completa disposizione per qualsiasi altra informazione Sì, grazie. e quindi per discutere con voi più approfonditamente su tutte le vostre tematiche. Prego. Vedo Sì. Marta. Ciao Gianluca, Ciao. grazie per il tuo intervento, è stato veramente molto interessante anche perché del mercato italiano la maggior parte dei nostri operatori negli ultimi anni, come dicevi anche te, anche la tua struttura, ci siamo tutti concentrati anche a livello promozionale molto sui mercati internazionali, tralasciando il mercato italiano. Anche il mercato italiano, pur facendo quasi il 50% comunque delle presenze in Toscana, era un mercato che si vendeva anche un po' da sé attraverso le OTA e attraverso altri
altri canali diretti con le strutture, cioè i clienti, chiamiamoli clienti storici, no? Specie in alcune parti della Toscana, hanno lavorato per tantissimo con i clienti che avevano una tradizione familiare anche presso quell'albergo. Sì, quindi erano certo. I classici, quelli che in inglese vengono chiamati repeaters e che invece in italiano vengono definiti come clienti storici. Sì. Allora, noi abbiamo un pochino, qualche domanda. Allora, c'è Francesco che chiede, per definire il profilo psicografico dei nostri ospiti post-virus, ha suggerito di individuare il chi, il cosa e il come acquista. Secondo lei, come fa un albergatore a capire anche il perché acquista, ovvero la motivazione del viaggio nella nostra destinazione? Allora, la domanda è molto interessante. Io credo che all'inizio avevo detto che noi, avevo scritto che noi stessi siamo i nostri ospiti. Io credo di partire da questo, cioè noi italiani che andiamo in viaggio siamo il profilo del nostro, possiamo essere il profilo del nostro ospite. Quindi cosa faremo noi? Cosa ci potrebbe interessare del nostro territorio? Io anzi farei un passaggio in più, magari parliamo con le guide del nostro territorio e che magari ci possono dare una angolazione diversa di quello che è intorno a noi e con loro possiamo sviluppare un prodotto. Quindi perché un cliente ci dovrebbe scegliere? Chiediamocelo a noi stessi. Perché io scelgo un hotel all'estero? Perché io scelgo una destinazione all'estero? In base a cosa? In base all'enogastronomia, in base alla grandezza delle camere, in base ai servizi che mi offre il territorio intorno, in base alla vista, in base al relax, in base a cosa ce lo dobbiamo porre, cosa noi stessi, perché noi stessi vorremmo visitare la nostra struttura, perché i clienti americani, i clienti stranieri hanno scelto la nostra struttura fino ad ora, parlare con le guide e capire perché un cliente italiano ci dovrebbe scegliere. È una costruzione a ritroso. Partiamo da noi per vedere chi poi ci va a scoprire, direi. Ok, sì, è un ottimo punto di vista. Poi ho due domande di Carlo. Una è: quando pensa che la nuova strategia per famiglie debba partire, non sapendo quando la stagione quest'anno inizierà? Cioè, che tempi te, almeno per la tua struttura, ti sei dato o che presumi o che consigli anche di dare? Come preparazione, come lancio poi della struttura, perché ci sono albergatori che stanno già ora mettendo mano al pricing, mettendo mano alla strategia di promozione, però si fa male perché magari nel frattempo te rivedi le tariffe ma poi non apri, quindi hai delle tariffe che poi ti tocca cancellare perché comunque la struttura rimane chiusa. Sì, infatti il timing è fondamentale. E quando uscire? Diciamo che la domanda non è di facile risposta. Io credo che attualmente dobbiamo costruire, perché non è facile avere un prodotto. Quindi iniziamo a costruire il nostro prodotto, ma costruirlo bene. Prima di metterci un prezzo, costruiamo il prodotto. Quindi costruiamo, capiamo noi stessi, capiamo il nostro territorio, costruiamo un prodotto che sia interessante, e calcoliamone poi dopo ovviamente anche i costi, la marginalità di questo prodotto, perché in tutto è necessario farsi un piano economico di tutto quello che andiamo a offrire, un piano di sostenibilità economico, e usiamo questi, io direi, questi 15-20 giorni fino a fine aprile per immaginarci il nostro prodotto. Poi dopodiché a fine aprile forse avremo un po' le idee più chiare, probabilmente se lanciarlo a inizio maggio, a metà maggio, a fine maggio, poi dipende anche dalla location della struttura. E dalla location, perché la finestra di prenotazione sarà quest'anno molto breve. Una booking window che noi prima con i clienti stranieri eravamo abituati a booking window molto lunghe, il cliente italiano ha una booking window molto corta. E tra l'altro ha una precarietà decisionale enorme perché non sa quando uscirà di casa, e quindi io direi che prima di fine aprile maggio di utilizzare questo tempo per conoscere e creare un prodotto,
e poi metterlo sul mercato a inizio maggio, quando incominceremo ad avere più conoscenza di cosa sarà la nostra estate. Cominceremo anche ad avere un po' più fiducia nel voler uscire, nell'essere sicuri di poter uscire di casa e fare una vacanza, e quindi a quel punto cominceremo a girare e a vedere. Poi un'altra domanda piuttosto tecnica, come immagini se verranno proposte le colazioni? Perché come ben saprai ormai la colazione che si trova più spesso è quella buffet, però tutti si stanno chiedendo se il buffet proporlo, non proporlo, come proporlo. Molti parlano addirittura dei lunch box e quindi di creare un packaging apposta anche per le colazioni o per tutto quello che viene poi erogato di alimentare, cosa che io trovo abbastanza triste, oltre che il packaging non è in linea con la sostenibilità, però Infatti. effettivamente non sappiamo nemmeno quali sarà, se ci saranno delle restrizioni o meno. Comunque il buffet è la grande, come dire, la domanda sulla riapertura che si fanno tutti. Però, allora sì, è vero, il buffet, perché il buffet? Cominciamoci a chiedere perché il buffet ci piace, perché è colorato, perché c'è varietà, perché abbiamo potere decisionale su quello che acquistiamo. Allora, cerchiamo di partire da questo e diamo al cliente, all'ospite, le stesse tre esperienze, però magari con un personal buffet, magari con una colazione personale. La possiamo servire a vassoio? La possiamo servire in camera? Come dici tu, un packaging? Ma dove lo mangiano poi questo packaging? Quindi uno spazio ci dovrà essere. Probabilmente dovremmo rimodulare gli orari della colazione. Quello sì, perché non ci può essere un assembramento di persone nella sala colazione. Quindi magari più che io credo che il problema sarà più che cosa andiamo a servire, sarà il quando lo andiamo a servire. Perché magari dovremmo differenziare, fare delle fasce, gli orari per un'occupazione controllata, con gli spazi controllati, perciò il leitmotiv, diciamo, che io spesso ho detto all'interno della presentazione, lo spazio, la rimodulazione degli spazi, il concetto di spazio è fondamentale. Quindi, la nostra sala colazioni è di 30 metri quadri, quanti clienti a 1 metro di distanza può accogliere? Quindi quanti ne possiamo avere insieme ad ogni fascia? Abbiamo delle camere che hanno una junior suite, una suite o un terrazzino con un tavolo, gli portiamo la colazione in camera e gli portiamo un buffet in camera, e quello può essere indicativo. Però io, ecco, sentivo in questi giorni anche l'idea di colazioni confezionate, ecco, diciamo quello magari no. Magari cerchiamo di mantenere un livello di colazione piacevole, perché la colazione è molto importante per un albergo. Quindi è l'unico servizio che viene offerto nella maggior parte degli alberghi, quindi è il primo momento in cui il nostro cliente, se abbiamo una ristorazione, è il primo momento in cui il cliente viene a contatto con la nostra ristorazione. E quindi magari può essere un momento in cui il cliente può decidere anche se gli è piaciuta molto la colazione, anche di stare a cena da noi. Quindi è un momento molto importante. Un momento molto importante di tutta l'asset alberghiero. Quindi credo che sia necessario creare un qualcosa di bello e che possa piacere, divertente, perché la colazione è divertente, ma farla con gli spazi, farla nelle camere, farla in un modo sano, diciamo, ecco, sanificato. Però il buffet singolo, secondo me, è carino. Fatto Sì, bene, eh? Fatto può bene. essere, sì, può essere un'ottima soluzione. Il Non chiaro deve invece. essere, un buffet singolo non deve essere che io in cucina prendo, diciamo, 2 fette di prosciutto, 2 fette di formaggio e le metto in un piattino, perché il buffet grande ha una bellezza anche nel presentarsi. Quindi anche un buffet piccolo deve avere uno studio su come presentarlo. Sì, questo
Quindi deve essere comunque in linea con quello grande o comunque con le aspettative del cliente. Sì, sì. Senti Gianluca, Chiara chiede, volevo capire se redigere un budget annuale o triennale, come lei suggeriva, sia un'azione necessaria solo per le strutture con un'alta capacità ricettiva o anche per piccole strutture da 10 a 20 camere. In caso affermativo, quali sono i passaggi e le analisi necessarie a creare un budget coerente e vincente? Allora, è una domanda complessa. Facciamo il corso di economia 1. Esatto. Una domanda complessa. Io credo che un budget, ecco, ritornando al discorso di industria turistica, io credo che un budget lo si debba fare in qualsiasi dimensione di accoglienza. Può essere un budget fatto in un foglio di un quaderno per da un bed and breakfast a una piccola struttura, oppure fare un foglio Excel con tutti i dati. Io credo che tutti abbiamo bisogno di un budget. Perché? Perché da lì possiamo capire come sta andando l'anno, se dobbiamo fare degli accorgimenti, se dobbiamo cambiare qualcosa, se i nostri costi sono in linea, se i canali di vendita che avevamo ipotizzato stanno viaggiando sul livello di ipotesi, se dobbiamo cambiare qualcosa. Noi nel budget, il budget non serve solo per analizzare quanti soldi mettiamo a disposizione della nostra struttura alberghiera o ricettiva da spendere durante l'anno. Il budget serve per capire chi sono i nostri mercati, quali sono i nostri mercati, quali sono i nostri canali, chi sono i nostri clienti. Per ogni prodotto possiamo immaginare una mini analisi economica. Facciamo un corso di cucina per le famiglie? Ok, qual è la minima sostenibilità di quel prodotto? Dalle 4-6 persone, quali sono i costi del personale, quali sono i costi del food and beverage, tutto. Questa è un'analisi molto precisa. Magari non tutti fanno questa analisi molto precisa, ma in linea di massima io credo che sia necessario avere un punto di vista economico in questo. Non è difficile costruirlo e basta semplicemente, anche per i piccoli imprenditori, basta mettere su carta tutto ciò che si ha in mente. Quindi semplicemente fare un'analisi chiara di tutto ciò che si era ipotizzato, tutto ciò che si ha nella testa e metterla su un foglio Excel. Poi ovviamente ci sono degli schemi, magari sono delle best practice da seguire per strutture piccole e grandi, però il piano triennale è lo stesso. Fare una previsione del triennio e poi ovviamente modificarla man mano che si va avanti nella strada. Senti, sempre Chiara chiede, la formazione del personale dello staff può essere organizzata anche in struttura? Conviene affidarsi a un consulente esterno che ci affianchi in modo da agire e correggere senza entrare in diretto conflitto con i nostri dipendenti? Sì, allora io credo che sia la giusta chiave di lettura. Anche io, per esempio, faccio sempre fare formazione al mio personale e raramente la faccio io, anzi quasi mai. Perché? Perché diciamo, un manager che fa formazione viene sempre guardato come un responsabile. Quindi sì, è vero, lui dice questo perché è l'interesse dell'azienda fare in questo modo, ma se invece lo dice un formatore esterno, professionale, professionista che fa questo, viene ascoltato molto di più. Farla all'interno della struttura è molto meglio perché si vive la formazione all'interno del proprio ambiente lavorativo, si modella la formazione all'interno del proprio ambiente lavorativo, perché se io faccio formazione in aula descrivendo una cucina con un certo forno, per dire, o una certa o un piano cottura di un certo tipo, un magazzino organizzato in un certo tipo, o la formazione di come si serve su un tavolo piuttosto che in un altro, magari nella nostra struttura non abbiamo quel forno, non abbiamo quegli spazi per il magazzino, non abbiamo quei piani cottura, non abbiamo quei tavoli. Così come a ricevimento si fa formazione per accogliere il cliente senza il bancone davanti, ma magari noi in hotel abbiamo il bancone davanti. Quindi che cosa fa il dipendente? Poi torna in propria struttura e dice lo so, però quello ha spiegato, ma io non lo posso fare. E quindi non lo faccio. Quindi è una formazione che è andata al vento. Se invece si fa all'interno della struttura, anche il formatore farà un'analisi dell'ambiente di lavoro e
carerà la sua formazione in base all'ambiente di lavoro. Molto meglio. Meglio, sì, effettivamente molto più però da professionista, interessante. Da professionista. Sì. Senti, okay. Francesca invece chiede se secondo te può essere un'idea vincente per le strutture ricettive prevedere collaborazioni anche con musei e siti culturali del territorio, proponendo visite guidate, laboratori didattici per poche persone e famiglie in collegamento con le istituzioni culturali e gli enti culturali del territorio. Sì, secondo me noi abbiamo una identità territoriale molto forte che molte strutture sulle quali molte strutture non hanno mai fatto leva, o perché, come dicevamo prima, siamo sempre stati abituati allo straniero che un po' fa tutto da solo. Mentre invece adesso fare partnership con i musei, con attività didattiche, con fattorie, con produttori, con artigiani, secondo me è fondamentale. Ma dal borgo fino alla città di Firenze, fino a Siena, a Pisa, tutto è fondamentale. Perché? Perché do una motivazione d'acquisto. Perché la conciergerie, in che cosa consisteva? Tu arrivavi in hotel e il primo al quale chiedi è il concierge. Chiedi che cosa posso fare intorno a me. Adesso il cliente deve essere istruito prima. Quindi io sul mio sito internet, se vado a dare delle idee di cosa può fare il mio ospite intorno a me, queste idee le ho già sviluppate col museo, con l'artigiano, con il produttore, io creo una leva di business. E quindi non devo per forza andare a interagire sul mio pricing, perché non gli sto dando, oppure magari faccio un co-marketing, vado anche sul sito del produttore. Se dobbiamo fare uno sconto, lo si fa insieme, non lo supporto solo io come struttura alberghiera, lo supportiamo in due, e quindi in due riusciamo a avere una marginalità migliore sul prodotto. È fondamentale. E poi tra l'altro il territorio italiano, il territorio toscano, è pieno di luoghi, di musei, di artigiani, di iniziative che valgono la spesa di un viaggio, assolutamente. Sì, quello sì. Allora, poi abbiamo Barbara, che è un tour operator, rappresenta un tour operator, in cui chiede, dice, molto spesso all'estero vengono offerti pacchetti all inclusive. Secondo lei una cosa che potrebbe essere interessante da proporre anche alla clientela italiana, che spesso ha queste proposte negli hotel all'estero o nei villaggi? Cioè la clientela italiana, secondo te è una clientela che apprezza l'all inclusive o no? Sì, sì, lo apprezza. L'all inclusive non è, cioè nel senso che l'all inclusive è calcolato sulla marginalità di un prodotto. Quindi se io vendo una camera a 100 euro, a 200 euro, so che in quelle 200 euro io ho una stima della media consumi della mia clientela, e quindi il fatto di offrire un all inclusive è sostenibile per la mia economia interna. Quindi io in quei 200 euro, nel costo camera nel mio costo camera, ho già messo il consumo medio del mio cliente, e quindi va a essere aggiunto al costo camera e diventa un'attività sostenibile. E questo deve essere importante, perché altrimenti io metto un free bar. Se io metto un free bar in un hotel, devo immaginarmi che il mio cliente italiano magari mi consumerà molti soft drink, e a quel punto quanto mi costa in media? Pochi hanno una media di consumi, ma si può trovare, e si può chiedere magari anche a dei consulenti, una media di consumo del cliente italiano. Magari il cliente italiano al giorno consuma 4 euro di drinks, e io a quel punto metto il mio costo camera e 4 euro per persona, e faccio in modo che la mia vendita sia sostenibile, che mi sostenga il bar, il free bar, perché altrimenti mi diventa complicato fare uno inclusive. Mi può diventare un costo, ma non ci deve diventare un costo, ci deve diventare una possibilità di ricavo attirando il nuovo cliente. Quindi secondo me è molto interessante per il cliente italiano, perché anche noi quando andiamo all'estero
stiamo attenti che ci sia o non ci sia l'all-inclusive in alcuni fasci di clientela, in alcuni target di clientela. E, oppure possiamo fare non un all-inclusive, ma possiamo fare delle pause, per esempio sul mercato famiglia, possiamo fare delle merende, e magari però le dobbiamo pubblicizzare. Dobbiamo mettere sul nostro sito la merenda del mattino, la merenda del pomeriggio, e magari quello è più facile capirlo per un mercato, è più anche accettabile per un mercato familiare, e lì riusciamo ad avere un'idea del costo, perché noi della nostra merenda possiamo già di base avere un costo, perché lo determiniamo noi, e quindi a quel punto può essere facilmente sostenibile. Ottimo. Senti, Michelle invece ci fa una domanda su un tema che, di cui in questi giorni ho sentito parlare molto, la sanificazione. Camere e aree comuni. È un po' insieme alle colazioni da buffet diventa uno dei temi più caldi, in particolare per le riaperture che si spera vengano il prima possibile. Chi interviene, in che modalità e quali prodotti da utilizzare? Ora, a prescindere dai prodotti, c'è proprio una questione per capire se sono effettivamente prodotti garantiti per sanificare dal coronavirus o meno, se hanno dei test già fatti o sì, che altro. Infatti anche io mi sono posto questa domanda un mesetto fa, e un paio di settimane fa ne parlavo con un'associazione per capire anche la regolamentazione giuridica su questo, perché ovviamente vuol dire che ci sarà un regolamento, come un HACCP, ci sarà un regolamento, ci sarà una sanificazione, ci saranno delle norme anche di come il personale deve vestire e deve pulire le nostre stanze, perché non pensiamo solo all'ospite, pensiamo anche al dipendente che deve pulire una stanza, deve sanificare una stanza, quindi dovrà avere un abbigliamento ospedaliero. Di questo però attualmente ancora non si hanno delle linee, non c'è ancora un codice, perché lo cercavo anche io, è un'ottima domanda, non c'è ancora una linea chiara. È sicuro che o sarà sicuro che dovremo sanificare gli ambienti, e i livelli di sanificazione dovranno un po' spiegarceli, perché ad oggi non sono chiari, e sia anche i materassi piuttosto che i luoghi di ristorazione già è la parte più facile, anche se dovranno essere sanificati probabilmente ogni servizio, quindi perciò dicevo le fasce di servizio. E, però ecco, è un argomento che qualcuno poi, diciamo, a livello normativo dovrà darci delle indicazioni. E ci sono dei prodotti già in commercio per la sanificazione di ambienti che hanno la certificazione, quindi sicuramente noi nei nostri acquisti dobbiamo avere quei prodotti. E se ci sono aziende che sono certificate ISO, già sanno che tutti i prodotti che vengono utilizzati devono avere, hanno una scheda tecnica e che quindi viene descritto cosa c'è all'interno e quali sono le certificazioni di questi prodotti, ma magari ci verrà data una, verrà data tutta una linea guida da seguire. Poi senti le ultime due domande, quella di Francesca: che prodotto originale potrebbe creare un B&B nel centro storico di un piccolo paese, visto che oltre alla colazione dovrebbe esternalizzare tutti i servizi? Esternalizzare tutti i servizi. Un piccolo borgo già parte, un piccolo paese già parte in vantaggio, secondo me. Perché quest'anno ci sarà un vantaggio di posizione contro l'assembramento, diciamo, contro la folla, perché se io immagino di andare a fare una vacanza in cui devo essere con l'ansia delle file, della distanza, del che cosa posso fare, in un piccolo paese già questo già la elimino, perché ci sono pochi abitanti, perché ci sono degli spazi ampi, e quindi già parte in vantaggio. E io proprio creerei un prodotto su questo vantaggio competitivo, cioè l'apertura del paese, la grandezza nel piccolo, magari adesso non mi viene un prodotto vero, però la grandezza nel piccolo è proprio questo, la grandezza degli spazi nel piccolo paese. E io quindi a questo punto non mi soffermerei a fare al mio servizio camera e colazione,
Ma il mio servizio dove si trova? Il mio bed and breakfast dove si trova? Sicuramente in un paese bello, sicuramente in un bel borgo, sicuramente con degli artigiani, sicuramente con una storia di artigianato enogastronomica, di produzione, con una natura circostante. Quindi il mio bed and breakfast su quello deve puntare, su quello che c'è all'esterno. Perché di fatto il turista nel tuo bed and breakfast quanto ci starà? Ci starà le ore in cui dorme e quando fa la colazione, ma tutto il resto della sua vacanza è all'esterno. Quindi tu l'esterno devi comunicare. Sì. Francesca chiedeva anche se è il caso che una piccola struttura, quindi un piccolo bed and breakfast, lavori prevalentemente con le convenzioni, con gli operatori locali a seconda della tipologia di servizio, oppure quindi dalla ristorazione, immagino, come dici te, alla bottega artigiana per lo shopping. Allora, può valere la pena legarsi? Sì, io credo che, allora, diciamo che come dici, il concetto di prima di legarsi con le agenzie di viaggi, con l'artigiano, è un concetto che dovrebbe esistere già, cioè il concetto di co-marketing. Il co-marketing anche nelle piccole strutture è fondamentale. Il co-marketing non viene immaginato solo fra un centro commerciale e un albergo da 200 stanze, ma il co-marketing è anche l'utilizzare il marketing, il concetto è l'utilizzare il marketing dell'altro. Quindi io pubblico il tuo prodotto artigiano, di artigianato sul mio sito, sui miei social network. Tu, artigiano, attraverso le tue associazioni o attraverso il tuo sito internet o il tuo social network, pubblicizzi la tua arte, ma il pacchetto col mio albergo va sia sul tuo sito e sul mio sito va il pacchetto con la tua capacità artigianale. La convenzione sì, perché la convenzione è l'anima del co-marketing. Dobbiamo uscire da questa situazione che comunque il mercato italiano si crea insieme. Si crea in partnership, perché ma questo in generale, un albergo, se immagina di vendere la camera, allora va a scontrarsi solo la camera, va a scontrarsi o comunque va in competizione sul proprio sito internet con le OTA che vendono la camera, e tranne alcune OTA che vendono anche tutta l'esperienza, va bene, però il punto di forza delle OTA sono la camera. Come faccio io ad avere un cliente che magari compra da me direttamente? Perché gli sto offrendo qualcosa in più. Quindi gli faccio venire la voglia di comprare da me, lo faccio attraverso le convenzioni, lo faccio attraverso anche il trasporto locale, che magari cerco di fare una partnership col trasporto locale che li porta da un paese all'altro, e quindi fare immaginare un percorso, che posso dire 2 o 3 paesi che magari dormono da me, ma stanno 3 giorni, quindi io cerco di allungare la mia finestra, la mia soggiorno medio, ma dormono da me e io gli faccio, attraverso magari un'agenzia o delle associazioni, faccio un mini tour di 3 paesi che stanno intorno a me, li organizzo 3 giorni, ma lo devo fare con le guide, con l'artigianato, con le associazioni. Non è difficile, molto facile, basta uscire dal proprio palazzo, dal proprio albergo e andare a parlare con le persone a un metro di distanza. È quello che professiamo noi da anni, fare rete, o comunque possono nascere veramente tante opportunità, anche conoscendosi a volte. Banalmente non si sa che cosa fa il vicino, e il vicino magari può avere un prodotto che effettivamente si integra bene con il nostro, e quindi non è un concorrente, alla fine è un partner, diventa un partner. Senti, l'ultima domanda, poi ti lascio, è quella di Francesco. Secondo recenti studi viene individuato fondamentale come canale social su cui investire non solo Facebook, ma soprattutto Instagram e a breve anche TikTok. Cosa ne pensi, Gianluca? Chiede. Allora, sono 3 canali importanti, diversi, e che secondo me dobbiamo sfruttare un po' tutti e 3. TikTok è un canale che va su una fascia di pubblico attualmente ancora bassa, su una fascia di età di pubblico fino ai 18-20 anni più o meno, però hanno 3 forme di comunicazione diversa. Cioè Instagram è una forma di comunicazione visiva per suscitare una reazione immediata all'occhio del cliente, all'occhio del visitatore, e quindi deve essere ben fatta, deve avere un'armonizzazione
di immagine coordinata, un'armonizzazione di colori, deve essere fatta bene. Ma io ho visto tanti webinar in questi giorni che l'hanno descritta molto bene questa attività. E Facebook può essere il nostro mezzo di comunicazione per quanto riguarda prodotti, quasi un diario, uno storytelling con il quale parlare con i clienti. TikTok uguale, è un molto visivo e i tre hanno delle fasce di clienti e di target diverso, anche in base all'età. Quindi capiamo, conosciamo bene noi stessi, usiamoli tutti e tre, poi magari perché sono importanti, perché anche, anche TikTok, magari il sedicenne, vede la nostra struttura, va dal genitore e diventa leva d'acquisto. E, però usiamoli con il giusto linguaggio e magari se dobbiamo immaginare una sponsorizzazione di un canale piuttosto che di un altro, quindi fare un'azione commerciale su Instagram, su Facebook, capiamo bene il nostro target, quindi cerchiamo di conoscerci, perché magari facciamo una sponsorizzazione su Facebook ma il nostro cliente non è un cliente Facebook, o facciamo perché ha una fascia di età diversa, o il nostro cliente non è un cliente Instagram e quindi facciamo una promozione che non ha senso e andiamo a spendere solo soldi senza poi avere un ritorno dell'investimento. Quindi vanno bene tutti e tre, usiamoli secondo i loro canali di comunicazione, il tono di voce e quant'altro. Se dobbiamo fare delle azioni commerciali, usiamoli bene. Se dobbiamo fare delle azioni commerciali, facciamole mirate. E poi mi viene in mente anche che Facebook, oltre a essere un canale di divulgazione del proprio messaggio, è anche un canale di contatto, e questo deve essere sempre ricordato, comunque anche Instagram, un canale di contatto, quindi se noi abbiamo un profilo, poi dobbiamo anche essere in grado di rispondere su Messenger alle domande. Come prima dicevo per WhatsApp, rendiamo la nostra struttura in grado di comunicare. Quindi abbiamo un canale Facebook, ok, ci fanno delle domande, rispondiamo con criterio, rispondiamo bene, nei tempi giusti, perché altrimenti invece che comunicare magari facciamo una promozione su Facebook, poi non rispondiamo alle domande che ci fanno i clienti. Diventa un boomerang. Un po', sì. Sì. Ok, senti, io non ho altre domande e ti ringrazio tantissimo per la tua partecipazione, la disponibilità. Ringrazio i nostri Grazie utenti per aver partecipato anche loro con le domande e ed essere sempre presenti e numerosi ai nostri webinar. E ci vediamo domani per il prossimo webinar. Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao.